Buongiorno a voi. Scusate il ritardo, mi scuso con gli organizzatori, ma mi scuso anche con voi, non è mai una bella cosa arrivare in ritardo alle iniziative. Allora, benvenuti alla sala del Tempio di Adriano. Questa è la sede della Camera di Commercio di Roma. A Roma esistono 496.000 imprese su una popolazione di 3 milioni di abitanti. Io ricordo sempre il numero delle imprese che lavorano e operano a Roma, perché come sicuramente voi sapete veniamo da 10 anni particolarmente difficili, e quindi ricordare soprattutto le imprese, in particolare quelle piccole, che con grande difficoltà comunque hanno tenuto in piedi il nostro sistema economico, è un omaggio che noi facciamo sempre molto volentieri. Ringrazio Infocamere, la Società delle Camere di Commercio per l'innovazione e i servizi digitali, l'Associazione Nova Fiducia e la Fondazione TIM per aver scelto la nostra sala per questo evento. La sala del Tempio di Adriano si è caratterizzata nel tempo come proprio un luogo dove è possibile riflettere su quali sono i temi più importanti nel momento relativamente allo sviluppo, non soltanto per quanto riguarda la città di Roma, ma più in generale le sorti del nostro Paese. Questa stessa capacità di sintesi e di rielaborazione del passato in chiave innovativa è la caratteristica che oggi le imprese, da un lato, il sistema della formazione, dall'altra, sono chiamati a dimostrare in risposta alle pressanti sfide del mondo globalizzato. Nell'epoca della quarta rivoluzione industriale, fatta di continui cambiamenti, caratterizzati dall'incalzare dei progressi scientifici e tecnologico, è più che mai necessario possedere competenze d'altissimo livello. Questo è forse il principale obiettivo che si pone per quanto riguarda le giovani e giovanissime generazioni. Entrare nel mondo del lavoro è una cosa molto diversa da quanto l'abbiamo fatto noi. Oggi il mondo del lavoro è notevolmente cambiato e la difficoltà sta nel fatto che si è rotta un po' la catena della trasmissione. Nel senso, prima erano le persone anziane che insegnavano ai giovani quali erano le caratteristiche per entrare nel nuovo mondo del lavoro. In questo momento la mia generazione è in difficoltà a spiegare ai giovani su come si entra nel mondo del lavoro. Quindi diciamo, la responsabilità che voi avete in questo momento è superiore a quella che avevamo noi alla vostra età, perché si è in un certo senso rotta la catena della trasmissione. Questa è dovuta sostanzialmente a questa rivoluzione tecnologica e ai suoi tempi, che sono stati estremamente rapidi e estremamente profondi. Quindi questo mette il Paese, ma soprattutto le nuove generazioni, davanti ad una nuova responsabilità. Ovviamente quando ci sono questi passaggi non sempre le società sono pronte, e in questi passaggi così rapidi spesso si creano una serie di situazioni difficili. Una è proprio questa qui, dei molti giovani che si sono trovati impreparati perché il sistema formativo e del lavoro non è stato in grado di metterli in condizioni di poter affrontare questo momento, e si trovano nelle condizioni di un fenomeno moderno di né lavorare né studiare. Se io guardo il dato di Roma, devo dire che in effetti, pur essendo cresciuta l'occupazione nella nostra città, non è cresciuta l'occupazione giovanile. Vale a dire, da quando è iniziata la crisi, l'occupazione giovanile è notevolmente scesa, anche se è aumentata l'occupazione. Ora, questa ovviamente è una situazione che non ci fa contenti, non ci fa felici, se noi non troviamo soprattutto la possibilità di impiegare nei punti più avanzati dell'economia i giovani, è lo stesso Paese che ne risente, perché probabilmente avrà delle difficoltà nel futuro. Devo dire
per tornare sempre all'esperienza romana, quando Roma ha avuto un grande paradosso, siamo in grande difficoltà a recuperare il prodotto interno lordo perso dal momento della crisi, ma abbiamo avuto invece una grande esplosione di imprese. Pensate, in questo momento ci sono 80.000 imprese in più di quante ne avevamo quando ancora non era iniziata la crisi, però non abbiamo recuperato il PIL. Quindi che vuol dire? Che abbiamo creato, a Roma si sono create una serie di imprese nate da uno stato di necessità. Chi è che ha creato queste imprese? Sono quelle che normalmente in sociologia vengono chiamate i soggetti deboli, che sono le donne. Per esempio, molte donne per la prima volta a Roma hanno scelto la via imprenditoriale. Roma ha raggiunto un numero, unica città italiana ad avere quasi 100.000 imprese con titolare donne. Pensate che tutta Torino ne ha altrettante. Quindi diciamo, a Roma esiste un sistema produttivo delle donne che non facevano prima le imprenditrici. La stessa cosa dobbiamo dire del mondo degli immigrati. Gli immigrati hanno scelto. E una cosa importante che in un certo senso a noi ci piace molto sono stati i giovani. Guardate a Roma, adesso non so quanti di voi sono, siete tutti romani? No. Allora, il giovane romano quando pensava al lavoro pensava al concorso pubblico, perché essendoci qui la pubblica amministrazione e tante opportunità che venivano date dal terziario, questo era un po' il destino, diciamo, dei giovani romani. Quindi noi non siamo il nord-est, diciamo, dove lì ci sono i capannoni, quindi c'era una cultura della piccola impresa, dell'industria, eccetera. Devo dire che proprio in questo momento di crisi c'è stata invece proprio da parte dei giovani, e parte erano proprio questi giovani che per un lungo periodo magari non trovavano né l'interesse nello studio né l'occupazione, che magari non da soli ma spesso insieme ad altri, partendo da alcune competenze, diciamo, in informatica, hanno intrapreso, hanno fatto una serie di attività economiche. Questo non significa, loro non sono imprenditori, lo stanno diventando, lo diventeranno, però hanno trovato in una loro passione, in una loro competenza, la possibilità anche di fare attività tradizionali ma viste con tecnologie nuove. Va a dire attività tradizionali però, diciamo, trasportate attraverso le opportunità che la rete e le nuove tecnologie danno. Devo dire che questa è stata una buona notizia per noi, perché pur in una situazione di difficoltà economica c'è stata dal punto di vista delle persone una capacità di reazione. Ovviamente questo è quello che hanno fatto le persone, dopodiché rimane quello che devono fare le istituzioni, quello che fanno, diciamo, le importanti istituzioni che sono qui presenti. Le Camere di Commercio, e con questo chiudo, nella loro riforma hanno avuto due importantissime competenze che sono quanto mai necessarie. La prima è proprio quella di accompagnare il sistema economico verso il mondo della digitalizzazione, non come una delle economie, ma come l'unica economia possibile. L'unica economia possibile. Quindi, diciamo, questa è una grande responsabilità che noi e le nostre società da questo punto di vista abbiamo. La seconda grande competenza che noi abbiamo è questa responsabilità di mettere una cosa che in Italia non siamo mai riusciti a fare, ed è uno dei nostri forse elementi più critici, di mettere in contatto il mondo del lavoro con il mondo della formazione e le nuove generazioni, prima ancora di entrare nel mondo del lavoro. Questo dà un grande giovamento, diciamo, al mondo dell'economia, un grande al mondo dei giovani. Dove questo accade? Dove questo accade? Le stesse imprese riescono ad avere quelle competenze di cui hanno bisogno, e i giovani si preparano per quelle competenze che hanno poi la possibilità di essere nella sostanza occupate. Ecco, questo invece è una responsabilità diciamo delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, che è quello che noi stiamo facendo. Io sono sicuro che qui la vostra presenza, ma soprattutto il lavoro degli organizzatori, oggi ci permetterà di fare un importante passo avanti verso questo obiettivo. Grazie e di nuovo benvenuti.